I registri dell'FBI indicano un viaggio di Costello in Italia nel giugno 1932. Durante questa visita, dopo un incontro con i capi di Cosa Nostra Calogero Vizzini e Giuseppe Genco Russo a Palermo, si recò nella sua terra d'origine in Calabria. Qui, a Palmi, si incontrò con mafiosi convocati per discutere di una spedizione di melassa prodotta legalmente in Italia, utilizzata per la produzione di alcolici destinati alla famiglia Luciano a New York. Nel 1932, in seguito all'eliminazione dei boss Geo Masseria e Salvatore Maranzano, Costello emerse come il più stretto alleato di Lucky Luciano. Luciano lo affiliò alla sua nuova famiglia, nominandolo consigliere e affidandogli il controllo del gioco d'azzardo a Manhattan. Tuttavia, nel 1933, il neoeletto sindaco di New York, Fiorello La Guardia, intensificò la lotta contro il gioco d'azzardo, provocando il sequestro e la distruzione di gran parte delle slot machine di Costello. In risposta, Costello trasferì le sue attività a New Orleans con l'approvazione di Carlos Marcello, un influente boss mafioso locale, e grazie alla corruzione di Huey P. Long, governatore della Louisiana. Nel 1936, Luciano fu arrestato per sfruttamento della prostituzione e condannato a una lunga pena detentiva. Nonostante la sua reclusione, continuò a guidare la sua famiglia attraverso il suo luogotenente Vito Genovese. Tuttavia, nel 1937, Genovese fu costretto a fuggire dagli Stati Uniti per evitare un'accusa di omicidio, aprendo la strada a Costello come nuovo capo effettivo e supervisore degli interessi di Luciano. Sostenuto da Joe Adonis, Anthony Carfano e Michael Coppola, capidecina della famiglia fedeli a lui, Costello gestiva le slot machine a New Orleans e in Florida tramite Marcello e Meyer Lansky, oltre a controllare altri racket a Los Angeles attraverso il gangster Bob C. Siegel. Infine, nel 1946, Luciano fu espulso dagli Stati Uniti, consentendo a Costello di diventare il nuovo boss della famiglia. Costello nominò suo cugino Willy Moretti vicecapo. Nel 1951, Costello fu sottoposto all'interrogatorio della commissione d'inchiesta sul crimine organizzato degli Stati Uniti presieduta dal senatore Estes Schifaude. Le udienze furono trasmesse in televisione. Nello stesso anno, tuttavia, Willy Moretti fu assassinato su ordine della commissione perché si sospettava stesse rivelando troppo durante le testimonianze davanti alla commissione Schifaude. In realtà, l'omicidio fu orchestrato da Vito Genovese, che mirava a rafforzare il suo controllo sulla famiglia danneggiando Costello. Costello, rifiutandosi di rispondere a alcune domande della commissione Schifaude, fu accusato di oltraggio alla corte e condannato a 18 mesi di carcere. Nel 1954 fu condannato a 5 anni per evasione fiscale, anche se scontò solo un anno poiché la sentenza fu annullata. Nel 1957, Costello fu nuovamente arrestato per evasione fiscale, ma venne rilasciato su cauzione. Tuttavia, il 2 maggio 1957, fu vittima di un attentato da parte di Vincent Gigante, un sicario di Genovese, che gli sparò alla testa mentre si dirigeva verso l'ascensore nel foyer del suo appartamento a Manhattan. Costello sopravvisse perché fu colpito solo superficialmente, ma decise di cedere il comando della sua famiglia a Genovese, ritirandosi a vita privata. Frank Costello morì il 18 febbraio 1973 a causa di un attacco cardiaco, all'età di 82 anni. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al nostro canale. Grazie.